Innanzitutto, grazie per l'invito. Seconda cosa, stasera vado a casa con un senso di, non so, di un peso che era tantissimi anni. Sono una persona molto tranquilla, devo dire grazie a Dio anche una buona salute, e vado a casa veramente con un senso di, non so, di impotenza che era tantissimi anni che non mi succedeva. Perché questo? Perché aver visto questo film mi dimostra ancora di più, visto che qua poi siamo in tante persone che hanno fatto il liceo insieme a Chico Forti, e vedo Tito Giovannini, vedo tanti amici dei tempi del liceo, e conoscendo noi proprio personalmente anche il Chico Forti, sappiamo sicuramente e capiamo che era una persona che non era sicuramente in grado di far male alla mosca, perché se c'era qualcosa che non funzionava era il primo a darci una mano, a darci un aiuto, era esuberante, era una persona sicuramente con cuore in mano, per cui devo dire che il filmato ci dimostra anche di più che la persona sicuramente meriterebbe di venire a casa. E devo dire qua anche un grazie a Gianni, perché trovare uno zio che per anni, 20 anni, lotta per far sì che questa persona possa tornare a casa, possa tornare nel suo Trentino, e credo che meriti un ringraziamento a nome di tutti. Devo dire che ci siamo trovati in consiglio provinciale, io non voglio dirvi tante cose, e stiamo cercando, come diceva, in particolar modo attraverso la politica nazionale più che provinciale o regionale, di capire come ci si può muovere. È chiaro che dopo 20 anni bisognerebbe cominciare a concretizzare, perché io ho visto l'intervista, come avete visto tutti voi, di Chico Forti, e devo dire che quando si nominava la mamma, in particolar modo anche perché credo la mamma ormai sia anche anziana, la famiglia, i figli, devo dire che si vedeva che faceva a fatica a trattenere le lacrime, per cui quello che si può fare lo faremo anche in consiglio provinciale, e ringrazio anche l'onorevole qua che ha detto che ci dà una mano. Quello che non riesco a capire è che non si possa mettere un incontro, credo che non ci voglia tantissimo, o con il ministro alla giustizia o con il presidente Conte. Io credo che insomma, con un po' di volontà forse ci si possa riuscire, perché è chiaro che attraverso la politica di alto livello probabilmente qualcosa in più si possa fare. Dopo 20 anni credo che sia giusto insomma provare, dopodiché mi rendo conto che non è semplicissimo. E l'ultima cosa, qualcuno mi ha chiesto perché non vai in America anche tu. Io vi dico la sincera verità, vado in tutto il mondo ma non andrò mai in America, perché a me non piacciono né gli americani, mi dispiace per il signore, ma devo dire che io non ho mai avuto simpatia né per il popolo americano né per l'America, per il semplice motivo che io mi reputo un tirolese, un sudtirolese, e vi dico questo: i tirolesi hanno sempre fatto purtroppo guerre di difesa, mai di attacco, e gli americani per me sono troppo guerrafondai, non è nel mio spirito, nel mio carattere di persona, per cui tutto quello che posso fare in Italia vi darò una mano, però non chiedetemi di andare in America, perché non è nel mio. Mi dispiace, però penso così. Sei una vergogna, dire questa. Lo penso così. È una vergogna. Detto questo, insomma, da parte mia, massimo impegno per cercare insomma di riuscire a smuovere in particolar modo la politica. Vi ringrazio e speriamo che di riuscire veramente a portarlo a casa, perché meriterebbe di tornare nel nostro Trentino. Grazie. E allora. Sì, io penso che vabbè, qui abbiamo espresso un'opinione personale, io penso che abbia detto chiaramente che era assolutamente personale. Noi sicuramente abbiamo rispetto per gli americani, non credo che noi saremo qui che possiamo dire, fare, agire come vogliamo se loro non avessero dato a noi una grande mano durante l'ultima guerra, che praticamente ha rimesso in piedi un'Italia che si trova in una situazione disastrosa. Ma questo è un altro discorso.